una storia, è la storia di una coppia che vive un quotidiano molto anomalo e attorno a cui si sviluppano alcune storie che influenzeranno irrimediabilmente questa coppia e la vita, e le vite di questa coppia, di queste due persone. Lui è un commissario, o forse qualcosa del genere. Lei è in depressione perché ha avuto degli aborti, non hanno avuto figli, e nella cronaca del tempo c'è un fatto fondamentale: è stato rapito un bambino dalla criminalità 2 anni prima. Nella realtà era il piccolo di Matteo, e la moglie pensa che il marito non abbia fatto abbastanza per salvarlo. Nel frattempo il marito si dedica a un interrogatorio di un ragazzo che è legato a due altri ragazzi uccisi quel giorno stesso, e tutto ciò appare in una luce che fino a quel momento sembra scorrere in una certa direzione. Poi scopriremo che le cose cominceranno a cambiare, che quello che appare comincerà a scricchiolare e a diventare altro, evolversi in qualche altra cosa, che certamente avrà un peso anche nel recepimento dello spettatore del film, perché è una storia abbastanza densa e abbastanza dura. Mi sono interessato a queste storie di vittime innocenti e sono partito proprio dallo studio, dall'approfondimento su queste persone che appunto non c'entravano niente con la mafia, ragazzi giovanissimi, per poi approdare a qualcosa che irrimediabilmente ci ha attratti, dico ci ha attratti, ha attratto me, Marco Alessi, mia figlia Federica Cuccia, e anche lo stesso Alfonso Sabella nella sceneggiatura. Perché? Cos'è che ci ha attratto? Ci ha attratto, oltre alla vittima, ci ha attratto il carnefice, e lì siamo andati a scavare nella storia personale del carnefice, e abbiamo scoperto, che appunto ha avuto una vita abbastanza, piena di crimini, è un boss di primo piano. Spietatissimo, e comunque ha avuto pure lui dei problemi poi legati alla sua famiglia, insomma, in qualche modo, il rapporto con la moglie e tutto. Quindi il film parte da questo presupposto, cioè la stessa realtà mi suggerisce una storia che è già una drammaturgia, una storia di causa ed effetti, una storia di legge del contrappasso. E quindi tutti soccombono. È una storia molto, molto densa che secondo me può anche, come dire, scuotere il pubblico, ma è la realtà. E la realtà però è stata attraverso il film trasfigurata in una storia di personaggi senza nome, proprio perché ha preso una piega anche un po' visionaria, un po' onirica. Secondo me il cinema è visione, il cinema è invenzione, non è solo cronaca della realtà. Non volevo fare una cronaca, ho voluto creare una drammaturgia visionaria attorno a una cronaca. Che i personaggi di questo film non hanno nomi. Perché non hanno nomi? Per staccare il film, la storia e la narrazione cinematografica dalla realtà, e quindi, come ho detto prima, anche dalla cronaca. Non mi interessava fare un film di cronaca, e quindi la cosa più importante era fare assurgere questi personaggi a una condizione universale, perché i meccanismi interni della storia vera avevano già tutti gli elementi di una tragedia immane che poi si è compiuta, e quindi togliendo i nomi si rafforza questo effetto di personaggi che hanno, come dire, che diventano archetipi anche della storia stessa. Parlando di criminalità, ho voluto mettere a nudo la vita privata, la vita quotidiana, un quotidiano molto anomalo, anche se apparentemente normale. Mi aveva stupito che nella realtà il personaggio reale avesse
una vita molto regolare, cioè lui si alzava allo stesso orario tutti i giorni, guardava fuori dalla finestra, c'era il giudice che faceva le ricerche su di lui, che usciva di casa e lui abitava di fronte, dopodiché cominciava la sua giornata come un impiegato dello Stato e poi ritornava a casa a ora di pranzo, anche se c'era uno strangolamento in corso, oppure un interrogatorio, oppure altro, un omicidio. Andava a pranzo, tornava, continuava il suo lavoro di impiegato non dello Stato e poi allo stesso orario ritornava a casa. Questa regolarità e questo fatto che lui avesse attorno a sé una serie di uomini, una serie di personaggi che erano, come dire, abbastanza simili a quello che vediamo sui poliziotti in borghese e tutto questo, insomma, tutto questo sto rivelando molto della storia, ma tutto questo è per fare capire che le cose, le apparenze sono molto labili, soprattutto in città in cui il crimine vige, insomma, e in quel periodo Palermo era in un momento veramente drammatico, un momento in cui l'ellissi dei Corleonesi, quindi del potere dei Corleonesi, era ormai arrivato in qualche modo alla sua conclusione da un certo punto di vista, ma un suo rafforzamento da un altro punto di vista, cioè quello della politica della sommersione, degli affari, del business e non più degli omicidi e di tutto. Noi ci troviamo con la nostra storia proprio in un punto di demarcazione tra due periodi ben precisi, che erano quello della prima metà degli anni 90, che era il periodo delle bombe, degli attentati, l'assalto frontale allo Stato, e quello della seconda parte, che è quello della politica degli affari. Le tre parole che sceglierei sul film, per dare una descrizione, sono cuore, mente e coscienza, cioè tre dei principali protagonisti rappresentano proprio queste tre parti: lei il cuore, lui il marito, la mente e l'autista, la coscienza. E la storia reale dirà perché.